Hakuna Matata ragazzi, benvenuti dal vostro ridoppiatore di quartiere. Prendete quei cazzo di popcorn e preparatevi, perché questo riassunto durerà più di Infinity War. Ecco il riassunto della fase 2 del Marvel Cinematic Universe. Una battaglia in furia tra gli Asgardiani guidati da Bor, padre di Odino, e gli Elfi Oscuri di Svartalfenst. Malekith, capo degli Elfi, vuole impadronirsi dell'Iten, liquido rossastro in grado di portare l'universo all'oscurità originaria, sfruttando l'allineamento dei nove regni. Bor sconfigge i Teletubbies di Satana e, convinto di non poter distruggere l'Iter, lo seppellisce. Malekith scappa. Millemila anni dopo, Terra, 1988. Un bambino di nome Peter Quill, dopo aver assistito alla morte di sua madre, viene rapito dagli alieni! Verna, 1999. Tony Stark festeggia il Capodanno con Maya Hansen, l'inventrice di Extremis, un siero in grado di guarire ogni parte del corpo. Signor Stark, sono uno scienziato anch'io, posso unirmi a voi? Che schifo! Sì, vai a cagare. Ok, Malibu, 2013. Tony soffre di cacarella. È rimasto così traumatizzato dall'invasione aliena dell'anno prima che non smette di costruire armature e inventare nuove tecnologie. Scopami, Tony. Jarvis, pensaci tu. Subito. Ciao, bella baccona. Nel frattempo, il mandarino, capo dei Dieci Anelli, rivendica diversi attacchi terroristici in giro per il mondo. In uno di questi, Happy, amico di Tony, rimane gravemente ferito. Tony, con le palle esplose, sfida il mandarino in diretta televisiva. Ti aspetto a casa mia, voglio fare una spremuta con i tuoi coglioni. Arancino non si fa attendere e bombarda la sua villa. Pepper sopravvive e Iron Man riesce a fuggire. Adesso scappi, cazzone! L'armatura è messa male e Jarvis è praticamente morto. Jarvis. Mortacci sua che botta, signor Stark. Tony indaga sugli attacchi terroristici. Le esplosioni sono causate da soldati a cui è stato iniettato l'Extremis, ancora instabile. Stark rintraccia la base segreta del Mandarino, che è... a Miami? E scopre che in realtà il Mandarino è solo un attore? Un attore di teatro inglese, alcolizzato e scurreggione di nome Trevor? Il Mandarino, quello vero, dov'è? Dove cazzo sta? Oh mio Dio! Il vero Mandarino è Aldrich Killian. Sì, quello di prima. Si è fatto di Extremis e l'ha spacciato ad alcuni veterani, diventati delle bombe con le gambe. Ha rapito Pepper, alla quale sta facendo iniettare il siero. Killian cattura Tony e uccide Maya Lona. I suoi scagnozzi catturano Rudy e gli rubano la sua armatura. E grazie a Dio quella cosa fa cacare bulloni. Uno dei tirapiedi di Killian, con indosso la Iron Patriot, attacca l'Air Force One e rapisce il presidente. Killian vuole ucciderlo in diretta televisiva. This is for you, Mr. President. Rudy lo salva. Tony chiama tutte le armature da lui create e fa il solito bordello. Prima che possa salvarla, Pepper precipita nel vuoto! Oh! Ah, non ci crede nessuno, dai! Killian arriva e affronta Tony, che lo picchia con 20 armature differenti. Lo intrappola in una di esse e la fa esplodere. Non mi vedi? Sembro il camino di Netflix! E salta in aria colpito in faccia da Pepper, sopravvissuta alla caduta grazie ad Extremis. Stark, per farsi perdonare, ordina a Jarvis di far esplodere tutte le armature. Libera Pepper dall'Extremis, la sposa e si fa rimuovere schegge e reattore dal petto. Intanto su Asgard, Loki è in galera. Thor e i suoi amichetti fanno i fighi liberando regni oppressi. Sulla Terra, Jane e Darcy scoprono a Londra un punto in cui la gravità è fottuta e dove le cose spariscono. Jane, che non sa farsi i cazzi suoi, e infatti stava frequentando un altro tizio mentre Thor era assente, disiscriviti, finisce dentro uno di quei buchi invisibili dove le cose spariscono. Me le spiego io le cose? Jane trova l'Iter, che si impossessa di lei. Heimdall, che tutto vede, non la vede più. Thor, preoccupato, vola sulla Terra grazie al Bifrost ricostruito e porta Jane su Asgard per farle rimuovere l'Iter ormai attivo.
Questo sveglia Malekith, che invia uno dei suoi elfi su Asgard. La spia provoca una rivolta, e mentre Thor e i guerrieri cercano di sistemare il casino, Malekith giunge ad Asgard con le sue navi. Ma che cazzo ti pagano a fare, Heimdall? Sei il guardiano, porca puttana! L'elfo raggiunge Jane, che è protetta da Frigga, madre di Thor. Thor tira una fulminata a Malekith, che riesce a fuggire. E tiragli un muro, che cazzo gli lanci le scossette? Odino chiude il Bifrost e manda a cagare Heimdall. Thor deve massacrare Malekith e salvare Jane dall'Iter. Così libera Loki, l'unico a sapere come uscire da Asgard senza il Bifrost. I tre attraversano un portale nascosto raggiungendo Svartalfheim. E guarda un po', Loki tradisce il fratello, gli taglia una mano e consegna Jane a Malekith. Culo pallido che non vedeva l'ora estrae l'Iter da Jane. E boom! Colpo di scena! Thor cerca di distruggere l'Iter, ma è impossibile. Malekith se lo succhia tutto. Thor è nella merda quando... Loki muore per la seconda volta. E che palle! Malekith è a Londra, nel punto esatto in cui l'allineamento dei regni avrà il suo punto massimo di convergenza. Mamma mia, i paroloni! È pronto a usare l'Iter. Con l'aiuto di Erik Selvig, che ha inventato una cosa che non ho capito che cazzo fa, il biondone, in uno scontro all'interno di un frullatore pieno di fragole, sconfigge Malekith. Non si vede un cazzo! Thor, tornato ad Asgard, si scusa con Odino per tutto il casino e rifiuta il trono. Bella, pa. Oh my god! Bella, frate. Wow! Poco tempo dopo, Sif e Volstagg, amici di Thor, consegnano l'Iter al collezionista. È troppo pericoloso tenerlo vicino al Tesseract. Ah! Ci spostiamo a Washington DC, dove il capitano lavora per lo SHIELD. Viene mandato in una missione di salvataggio insieme a Scarlettona e Ramlow, capo del Team Strike. Gli ostaggi vengono salvati, come i dati salvati da Vedova Nera in una chiavetta USB. Dovevamo solo salvare degli ostaggi, che cazzo fai? Boh, me l'hanno chiesto. Cap, stressato, chiede spiegazioni a Fury, che gli mostra il progetto Insight. Lo SHIELD, se ha anche solo il dubbio che tu possa essere una minaccia futura, ti spara in faccia con 3 Alicarnia. Nemmeno Fury sa cosa ci sia nella pendrive e vuole scoprirlo. Ma i file sono criptati. Criptami sta ciomba. E mentre Cap fa amicizia con un veterano di nome Sam Wilson e fa visita alla sua vecchia fiamma, Peggy Carter. Sei più rugosa dello scroto di un dinosauro. Oh, Steve, sempre così romantico. Fury viene attaccato da polizia, forze militari e un misterioso uomo mascherato. Nick Bellosguardo si rifugia a casa del capitano. Oh! Morente consegna a Cap la chiavetta USB. Rogers insegue l'assassino, spaccando più cose di tutti i cattivi Marvel, DC e della Bibbia messi insieme. Ma niente, Nick Fury è morto. Alexander Pierce, ambiguo pezzo grosso dello SHIELD, interroga Rogers sull'accaduto. Che per caso ha incontrato Nick prima della sua morte? Io non parlo italiano. Cap viene ufficialmente dichiarato nemico dello SHIELD. Teste di cazzo. Steve incontra Scarlett. I due scoprono che nella pendrive ci sono delle coordinate che portano ad un vecchio laboratorio dello SHIELD, nascosto sottoterra. Buona gira, teste di culo! È quel pezzo di fango di Armin Zola! Non sono morto! Sono stato trasformato in computer dopo aver fatto crescere Hydra dentro SHIELD. Abbiamo usato Soldato d'Inverno per abbattere bersagli scomodi, come Howard Stark e come voi. Lo SHIELD rade al suolo in laboratorio, ma i nostri eroi si salvano. A loro si unisce Sam. Il trio viene attaccato dal Soldato d'Inverno e la sua squadra. Ma che cazzo! Durante la schiaffeggiata, colpo di scena! Bucky! E tanti abbracchi. Gli eroi vengono catturati da Ramlow e lo Strike, ma riescono a fuggire grazie a Robin Scherbatsky, collega di Fury. Che è vivo, mortacci sua! E voi che cazzo siete? Bucky fu recuperato da Zola dopo la sua presunta morte. Gli ha sostituito il braccio perso nella caduta e gli ha cancellato la memoria. Viene costantemente ibernato, scongelato e resettato ogni volta che c'è bisogno di assassinare qualcuno di importante. Bella vita di merda. Donald Trump vuole dare una dimostrazione della potenza degli Helicarrier al Consiglio della Sicurezza Mondiale. Tutti i bersagli potenzialmente scomodi sono pronti per essere eliminati. Praticamente tutto il mondo. Ma il capitano, abbandonata l'uniforme dello SHIELD e indossata quella vecchia che sa di culo antico e
nazisti, hacker agli helicarrier con l'aiuto di Sam. Le navi si distruggono a vicenda. Fury uccide Pierce e il capitano, dopo essersi preso un sacco di cazzotti in faccia. Ci vieni lo stesso al mio compleanno? Cade in acqua privo di coscienza. Bucky lo recupera e lo abbandona sulla riva. Ma tranquilli, stanno tutti bene. Da qualche parte nello spazio, un cresciuto Peter Quill, divenuto un noto criminale con un'enorme taglia sulla testa, fa l'Harrison Ford dell'Eurospin e ruba l'orb. Una misteriosa palla che gli varrà una fortuna una volta venduta. Anche Ronan, il cattivone del film, vuole l'orb e manda l'assassina Gamora, figlia di Thanos, a recuperarlo. Ma nel tentativo viene intralciata da quei pucciosi di Rocket e Groot! Mortimi le palle, stronzo! Due cacciatori di taglie in cerca di Quill. I quattro vengono arrestati e portati sul Kleen, una prigione spaziale, dove faranno amicizia con Batista, wrestler fallito in cerca di vendetta. Ronan ha ucciso la sua famiglia. Scopriamo che Gamora vuole consegnare l'orb nelle mani del collezionista, tradendo così Ronan. Capite le sue vere intenzioni? I cinque si uniscono ed evadono dal Kleen. Peter e gli altri raggiungono Nowhere, dove risiede Thanalir Teevan, il collezionista. Rivela al gruppo che l'orb non è altro che un contenitore per qualcosa di più potente. Una gemma dell'infinito. La schiavetta del collezionista, desiderosa di fama, soldi, milioni di visualizzazioni e likes, decide di rubarla. Ma quando la afferra... Nel frattempo, Drax, ubriaco come mia nonna, chiama Ronan sul pianeta per affrontarlo. Ronan arriva, lo riempie di pigne galattiche e dopo uno scontro nello spazio coi protagonisti, recupera la gemma. E mentre Quill convince Yondu, il puffo che l'ha rapito e che gli ha fatto da padre, ad affrontare Ronan, quest'ultimo unisce la gemma al suo martellone, pronto a distruggere Xandar, pianeta dove risiede la Nova Corps. Insomma, gli Space Ranger della Marvel. Non appena avrò distrutto Xandar, userò la gemma dell'infinito per distruggere te, Tommaso. E Thanos, come cazzo ti è venuto in mente, Tommaso? I Ravagers, pirati spaziali guidati da Yondu e la Nova Corps, affrontano le navi di Ronan, intente a colpire Xandar. Mi sembra di aver appena letto la supercazzola più violenta della storia. Quill, Gamora, Drax e Groot riescono ad entrare nella nave madre di Ronan. Gamora affronta sua sorella Nebula, avendola meglio. I nostri eroi sparano un pennellone in faccia a Ronan. Ma niente, testa di cappello è più vivo che mai. Rocket si schianta contro la nave. E mentre quest'ultima precipita sulla città, quel cucciolone di Groot si sacrifica per salvare i suoi amichetti. Sto morendo dentro. La nave è a terra. Ronan, col suo martellazzo, sta per sferrare il suo colpo finale, quando... Peter afferra la gemma e non esplode! E ci mancherebbe. Insieme agli altri riesce a contenere il potere della gemma e distrugge Ronan! Fermiamoci ad ammirare questo momento tenerissimo. I Guardiani della Galassia consegnano la gemma alla Nova Corps. Un piccolo gruttino rinasce da un rametto e io divento sempre meno virile di secondo. Torniamo sulla Terra, a Sokovia. Il barone Von Strucker è a capo di una base segreta dell'Hydra. Qui usa lo scettro di Loki, sequestrato in precedenza dallo SHIELD, per fare esperimenti sulle persone. Questi esperimenti hanno potenziato Pietro e Wanda Maximoff, due volontari. Lui corre più veloce del cane pufoente e lei ha un rave party nel cervello. Gli Avengers attaccano la base, vogliono riprendersi lo scettro. Wanda incanta Tony, rivelando le sue vere paure. Stark vede i suoi compagni morti, ammazzati, steccati. Via, Bucky, che lo apprezzo. Spaventato, riprende lo scettro. Scopre che al suo interno risiede una specie di intelligenza artificiale, simile a Jarvis. E con l'aiuto di Banner vuole usarla per creare un sistema di difesa in grado di proteggere il mondo da alieni, dei, musica trap autotunata e X del cazzo, chiamato Ultron. E mentre i nostri eroi bisbocciano bevendo, facendo conquiste, drogandosi, tanto mi piace la coca. E mentre cercano di tirare su il martello a Thor, Ultron si inchiappetta a Jarvis e si impossessa dei droidi creati da Stark. Sì, se davvero volete proteggere il mondo, dovete crepare. Ma vaffanculo! Sì, ma stai calmo. Uno dei droidi ruba lo scettro e la coscienza di Ultron, grazie a quel posto infame dell'internet, torna a Sokovia.
Ultron fa palestra e recluta i gemelli Maximoff per combattere gli Avengers che tanto odiano. Ha bisogno del vibranio, un fottio di vibranio. Così i tre si recano in Africa per comprarlo da Ulysses Klaue. Sembri il pisellone di Iron Man. Sei uno dei suoi. A casa Iron Man mi fa una pizza! Eccoli! Gli Avengers arrivano! Pietro prende a cannonate la gente. Wanda incanta Vedova Nera, il Capitano e Thor, che vanno in trip totale. Che cosa sto guardando? Aiuto! Non te preoccupare! Ragnarok sarà una carne volata! Clint, che si è rotto i coglioni di essere manipolato mentalmente, la mette KO. E che cazzo, grazie. Che figura di merda. Dopo aver ripreso conoscenza, la stronzetta manipola Banner, che si trasforma. Tony fa esplodere Ultron e insegue Hulk, che sta violentando un'intera città sudafricana. Qualcuno faccia qualcosa! E dopo aver distrutto la vita a miliardi di innocenti, Iron Man riesce a fermarla. Il gruppetto, devastato da questa gita, si nasconde a casa di Clint, dove ci sono moglie e figli. Ma chi è? Thor, come al solito, non ha tempo per ste cazzate e vola via. Ultron, rinato, è in Corea. Vuole usare un coso in grado di generare tessuti. Lo utilizzerà per creare il corpo perfetto, a cui aggiungerà la gemma della mente, nascosta nello scettro di Loki. Wow, revelations! Vuole ficcarci dentro la sua coscienza. I gemelli Maximoff, capite le vere intenzioni di Ultron, ovvero distruggere l'intera razza umana e non solo gli Avengers, scappano. Il Capitano Americano and Friends giungono in città interrompendo Ultron. Natasha riesce a sottrarre il corpo e a consegnarlo a Clint, ma viene rapita. Chi è? Adesso io e te mettiamo Jarvis qui dentro. No. E invece lo fanno. Cap cerca di fermarlo. Thor esce dal cesso e con una scarica elettrostitica accelera il trasferimento di Jarvis nel corpo, che prende vita. Nasce Visione, che è praticamente Jarvis con il culo. Non ho capito un cazzo. Invita gli Avengers ad unirsi e a raggiungere Sokovia, dove Ultron sta per ultimare il suo piano malvagissimo. Questo stronzo metallico, con tanti schiavetti e robottini e 100.000 kg di vibranio, ha creato una macchina in grado di sollevare la città. Una volta raggiunta l'altezza giusta, vuole scagliarla contro la Terra, estinguendo l'intera razza umana. E gli Avengers non possono permetterlo. Fanno evacuare i civili. Bruce trova Natasha intrappolata sotto la città e la libera, ma prima di scappare... Wow, wow, ma che cazzo fai? Ho bisogno della zucchina. Ah, e mentre Sokovia vola... Come pensate di sconfiggermi? Come ha detto Stellina... Facendo i tacchini. Spacchiamo tutto. Gli Avengers uniti fanno una strage di musi robotici. Ma la situazione sembra incontinente. Ancora. La città è al settimo cielo, i robottini rompono il cazzo e i civili da evacuare sono ancora tanti. Fortuna che dalle nuvole spunta un vecchio helicarrier dello SHIELD. Fury, potevi arrivare domani. Ultron prende un sacco di schiaffi. Arriva pure Rudy alla festa, che fa un macello. I civili sono in salvo e Clint rischia la vita per l'ultimo bambino di merda. Ah no, è Pietro a morire. Chi? Wanda strappa il cuore ad Ultron. Uno dei pochi droidi rimasti attiva il macchinario. La città precipita. Visione salva Wanda e Iron Man, con l'aiuto di Thor, disintegra la città all'ultimo secondo. Visione elimina l'ultima copia di Ultron. Hulk prende il Quinjet e se ne va. Vorrebbe vivere una vita da mulino bianco con Natasha, ma è impossibile. Thor torna su Asgard. E mentre Tony se ne va per i cazzi suoi, Steve e Natasha addestrano i nuovi Avengers. Ammazza, che sfigato! Ci spostiamo a San Francisco! Scott Lang, ex ingegnere e ladruncolo, è in galera. Viene rilasciato dopo mesi di detenzione. Ha bisogno di soldi per pagare gli alimenti dell'ex moglie, che si fa poliziare dallo sceriffo Teo Teocoli, e per non essere un papà di merda per la sua Cassie. Così, siccome un ladro zingaro criminale puzzone, rapina la casa di un vecchio con l'aiuto della sua squadra. Ma nella cassaforte non trova soldi, droga o Viagra, come pensavano, ma una tuta. Tornato a casa, deluso, la indossa e per sbaglio la attiva. Scott diventa un cazzetto. E dopo aver visto il ciurro del suo amico Lewis, rischia di venire ammazzato da acqua, tacchi, ratti e aspirapolveri. Era meglio il Viagra. Scott rimette il costume nella cassaforte
ma viene arrestato. Centrale incontra Hank Pym, proprietario della casa. Sei bravo a fottere le cose? Ti andrebbe di fottere qualcosa con me? Scott si rifiuta. Ma mentre è in cella, un gruppetto di formiche comandate da Hank gli porta il costume. Scott non ha scelta. Indossa quella merda di tuta ed evade dalla centrale grazie alle sue nuove formiche amiche che fiche! L'ho inventata io questa tecnologia. Io ero Ant-Man e mia moglie Janet era Wasp. Un giorno, durante una missione, si rimpicciolì così tanto da finire nel reame quantico, da cui non fece più ritorno. Un mio vecchio allievo mi ha rubato l'invenzione e si è fatto una nuova armatura. Si chiama Darren Cross e vuole venderla all'Hydra per scopi militari. Grazie a te e alla tua squadra, ci ripigliamo tutta quella che è nostra. E mentre Darren Cross perfeziona la tecnologia rubata a Pym, Scott impara ad usare il costume super accessoriato e a formicare le formiche col pensiero. Va persino a cazzotti con Falcon, l'Avenger che costava meno. Cross organizza una cerimonia per presentare il Calabrone. Invita Hank, suo mentore, e Hope, sua vecchia fiamma. S'è passato tutta la famiglia! E mentre gli amici di Scott preparano la via di fuga e liberano il palazzo dalle guardie, Ant-Man, accompagnato da uno sciame di formiche, piazza qua e là bombolotti per far esplodere il palazzo, ma non riesce a rubare il Calabrone. Cross vende le particelle all'Hydra e cattura Hank e Hope. Ma arriva l'uomo formica a risolvere la situation! Che cosa cogliona da dire? Cross prende il Calabrone e scappa. Ant-Man lo insegue, Darren indossa l'armatura e i due si picchiano in modi meravigliosi! Hank e Hope scappano dal palazzo grazie ad un... portachiavi. Oh! E l'edificio implode! Non c'era nessuno dentro. Cross prende in ostaggio la piccola Cassie. Se vuole sconfiggerlo, Scott dovrà rimpicciolirsi fino al limite per entrargli nel culo. Ci riesce! Ma si rimpicciolisce così tanto da entrare nel reame quantico. Oh no. Mi sento la droga nel cervello. Aiuto! Fortuna che ha con sé uno di quei dischetti in grado di invertire l'effetto. E torna nel nostro mondo. Sono ovviamente tutti salvi. Scott fa pace con quello stronzo di Teo Teocoli, si tiene la tuta e Hank dona a sua figlia il costume appartenuto a sua madre, Wasp. Fa cagare, va! Ho mandato quei cagaproblemi di Loki e Ronan a prendere le gemme dell'infinito per me. Bella idea del cazzo. Adesso basta, faccio da solo. Abbassate le mutande, che il guanto è pronto.